Benvenuti alla seconda parte dell'intervista con Giancarlo Stocco. Dopo aver scoperto come è nata l'European Beach Rugby Association, oggi continuiamo il nostro viaggio per scoprire l'evoluzione del movimento del beach rugby europeo e le possibili future evoluzioni. Una bella scommessa che, guardando adesso al 2020, si è rivelata una scommessa vincente, perché c'è un campionato europeo, una di queste Ebra Series, che coinvolgono tantissime squadre, e sono tanti le nuove realtà che vogliono provare ad entrarvi all'interno. Parliamo, quest'anno ci sarebbe dovuta essere la nuova entrata di Lago Balaton in Ungheria, il Balaton Lake Beach Rugby, così come il torneo di Alba Adriatica in Italia, che sarà una tappa fondamentale delle Ebra Series, oltre alle più classiche Barcellona, Laia, Marsiglia, Porto, che rappresentano un po', insieme a Lignano, che quest'anno avrebbe dovuto ospitare la finalissima, rappresentano un po' il traino. L'idea, quale, per l'evoluzione ulteriore, quale sarebbe? Quella di provare a coinvolgere realtà anche al di fuori dell'Europa. Cioè, ricordiamo che c'è l'Iran, che è molto attivo dal punto di vista del beach rugby, e l'allenatore della loro nazionale, ricordiamo, essere italiano. Non a caso, Davide Macor. Poi, insomma, ci sono tante altre realtà, come l'ultima, visto che siamo qui, c'è un organizzatore gallese che si è interessato al nostro circuito, e insomma è una soddisfazione per voi, ma anche una soddisfazione per tutti quelli che amano il beach rugby e il beach rugby giocato a un certo livello, perché andare a sfidare negli anni passati il Marsiglia, piuttosto che le Minot, piuttosto che gli H3s, piuttosto che la nazionale russa, significa giocare, o i Sudafrica Wild Dogs o i Pacific Island, significa andare a giocare ad avere un beach rugby di alto livello. Il progetto è ovviamente vincente, perché è prospettato nell'allargare a macchia d'olio il movimento in tutta Europa e non solo. Tutti i giocatori di rugby si sono ritrovati a giocare a beach rugby anche tra amici in spiaggia. E non è nient'altro che la trasposizione del progetto che partì sempre da Lignano e da Genova con Gabriele Remaggi, dello sviluppo del campionato italiano di beach rugby e della Lega Italiana Beach Rugby, ovvero una serie di organizzazioni, di manifestazioni, di società sportive che si costituiscono in un circuito, allora nazionale per la Lega Italiana Beach Rugby ed ora internazionale per quanto riguarda l'Ebra. Il concetto è l'unione fa la forza, ma il concetto è anche che bisogna lavorare all'unisono con la stessa visione, gli stessi sforzi, gli stessi investimenti, lo stesso lavoro. Come accade sempre, in generale, c'è chi entra dentro un gruppo di lavoro perché ci crede, poi magari durante la strada si perde perché non pensava ci fossero certe problematiche e impegni a lavorare in un progetto di tali dimensioni. Chi ci entra per meri interessi e si accorge che non riesce ad ottenerli perché il gruppo, quando è la maggioranza, capisce come lavorare, e c'è invece chi ci crede fino alla fine, nonostante tutto, e porta avanti il progetto. Il progetto Ebra è un progetto che avrà il suo futuro,
7 anni sono pochi di sviluppo del campionato, perché non è semplice riuscire ad avere in tutte le manifestazioni lo stesso livello, lo stesso tipo di organizzazione, lo stesso marketing, quindi lo stesso prodotto, medesimo prodotto da vendere a dei potenziali sponsor. Fate conto che nella Lega Italiana Beach Rugby io fui presidente i primi 7 anni e dopo 7 anni arrivò la Rai Sport a riprendere il primo campionato. Quindi fu un duro lavoro di 7 anni e stavamo lavorando in Italia, quindi stessa lingua, stessa mentalità, stessa nazione. Lavorare in Europa non è sempre facile perché cambiano tante cose. Certo. Stiamo consolidando l'Europa con passi in avanti, qualche passo indietro, con nuove organizzazioni che si avvicinano, con qualcuno che se ne va in disaccordo con certe mentalità, ma ci sta in un gruppo di lavoro. E stiamo lavorando anche fuori dall'Europa. Fuori dall'Europa è una cosa ancora più complicata, ma ci stanno tutti guardando. Il problema adesso è capire cosa riusciremo a fare con le federazioni, con le entità che governano il rugby europeo, il rugby mondiale. Ma qua ci arriveremo passo a passo. Ebra Series, un progetto che coinvolge il rugby maschile, il rugby femminile ad alti e bassi, perché diciamo che ha avuto momenti di grande partecipazione e momenti un po' più difficili, anche perché reperire, come abbiamo detto prima, fondi per poter girare l'Europa non è cosa da poco in questo momento. Dalla scorsa stagione c'è stato un interesse anche per il rugby giovanile. C'è stata una prima prova di series giovanili che hanno sviluppato Marsiglia, L'Aia e Porto. Quindi si guarda anche al futuro, si guarda anche alla possibilità di creare una vera e propria sinergia tra il movimento giovanile e la costituzione poi di squadre che partecipino consapevoli a quello che è il rugby seniores maschile e femminile marchiato EBA. Esatto, qualsiasi movimento deve guardare anche alla parte giovanile, perché giocare a beach rugby non vuol dire che sia facile per chi gioca a rugby da una vita. È la stessa identica mentalità che si ha nel rugby a 7. Non tutti i grandi giocatori del rugby a 15 possono giocare al 7. Così E si è viceversa. pensato, esatto, così si è pensato di cominciare a muovere il movimento giovanile. Perché? Perché i ragazzi che giocano sulla sabbia trovano un altro tipo di difficoltà, un altro tipo di divertimento e crescono anche con questa tipologia del gioco del beach rugby. Ma soprattutto ci sono tante squadre, tante società giovanili che in primavera vanno a fare il premio per tutti, con anche i genitori a fare il torneo o in giro per la propria nazione o all'estero. Ebbene, l'opportunità del beach rugby dà la possibilità di andare in spiaggia, divertirsi, a fare campeggi, ad andare al mare, a giocare a beach rugby, a conoscere nuove realtà, nuovi amici in giro per l'Europa. E così è iniziato il primo circuito lo scorso anno con i tornei dell'Aia in Olanda, il più grande in Europa, il torneo di Marsiglia e il torneo di Porto. In Italia non doveva entrare in un torneo, non siamo riusciti a concludere le trattative, speriamo adesso per il 2021 di trovare degli accordi, ma senz'altro il movimento giovanile sarà un altro movimento in forte espansione. Tanti anni di partecipazione in prima persona nel mondo del beach rugby. Qual è stato, secondo te, il torneo che ti ha maggiormente coinvolto ed entusiasmato, lasciando da parte Lignano, che sappiamo essere la tua creatura, e giustamente, insomma, è anche uno dei punti di riferimento del beach rugby mondiale. Qual è stato l'altro torneo che ti è piaciuto dal punto di vista organizzativo, partecipativo e strutturale?
In realtà sono due, uno per il cuore e uno per i numeri in campo. Quello per il cuore è il torneo di Marsiglia, al quale ho dato una mano notevole di persona per l'organizzazione, pianificazione e quant'altro, ed è cresciuto negli anni e di questo ne sono molto felice. Lionel Logier ne è stato anche riconoscente. Difatti, quando vado a Marsiglia mi sento a casa. Lì è stato molto bello, interessante. Per i numeri, per l'organizzazione, ma anche tecnologica, il torneo dell'AIA, il Nord Beach Sea, è una manifestazione di grandissimi numeri, una beach arena fenomenale, ma anche dove la tecnologia, gli arbitri che comunicano via cellulare con un sistema avanzato dei risultati, classifiche. Veramente il punto di riferimento per un'organizzazione di qualsiasi manifestazione in Europa e non solo. Il miglior arbitro che hai incontrato questi anni? Beh, credo di non fare un nome nuovo. È l'arbitro gallese che è conosciuto in tutto il circuito e che riesce a istruire tutti gli arbitri in giro per l'Europa e ad assorbire e a tranquillizzare partite cruente, che è David Rory. A livello italiano invece, chi ti, anche se è un particolare che adesso si stanno avvicinando con costanza al beach rugby, prima erano ad invito. Allora, per non far torto a tanti bravissimi arbitri che arbitrano in Serie A o anche in Eccellenza e che sono stati negli anni dei grandi arbitri del beach rugby italiano e che vanno anche in giro all'estero, perché ce ne sarebbero vari. In Italia è veramente una bravissima scuola di arbitri, ma soprattutto anche del beach rugby. Farò il nominativo di un arbitro che è dalla Serie C e ultimamente è andato in Serie B, che è Lorenzo Bruno, anche perché è un arbitro che ha capito molto bene la filosofia del beach rugby e con gran successo, insieme alla Barbara Toscana, altro arbitro bravissimo di beach rugby, sono stati ad arbitrare alla Coppa Europa a Mosca lo scorso anno con grandi elogi da parte di tutti. Due squadre che invece ti sono rimaste nel cuore, a livello di gioco nel corso di tutti questi anni. A livello di gioco, l'Oval Beach Marseille e le Minot. Sono le due squadre che sono veramente fantastiche. Si odiano e si amano perché alla fin fine le Minot nascono da una costola dell'Oval Beach Marsiglia, ma pensare che la massima rappresentazione dello spettacolo del beach rugby avvenga non solo dalla stessa nazione, ma dalla stessa città fa capire il livello altissimo che c'è in Francia del rugby in generale, del beach rugby a Marsiglia. È incredibile, ma vero, ciò che non riesce a interpretare, a capire bene la Federazione Francese di Rugby, che è l'unica federazione al mondo che ancora oggi vieta il beach rugby placato a supporto di un beach rugby al tocco, forse per motivi pratici di marketing, di sponsor, poi qua non entro nei meriti. Chiudiamo con un progetto futuro, quindi l'anno prossimo ci sarà la finale in quel di Lignano, visto che quest'anno per cause non nostre è stata anche perché, diavolo, una volta che mi ci qualifico, io avevo anche così il piacere di giocarmela. Allora, a te, ma anche a tutti gli allenatori e ai giocatori delle squadre che quest'anno avrebbero partecipato al Master Finale europeo, assicuro, ma questo perché è stato deciso nell'assemblea straordinaria dell'Evra, che le squadre qualificate per la finale 2020 saranno qualificate per la finale 2021.
quindi avrai l'emozione di giocare una finale campionato europeo. Può darsi, perché la nostra società ha deciso di riproporsi, che il prossimo anno sia di nuovo a Lignano. Questo a livello di Ebro lo discuteremo, perché c'erano delle altre candidate per il 2021. Dobbiamo vedere se riusciremo a tenere a Lignano, speriamo, col cuore, la manifestazione, ma certamente tu il 2021 giocherai col Foro Miuli la finale europea. Bene, io nel ringraziarti della disponibilità ti do sicuramente appuntamento sempre per qualche ulteriore intervista sulla storia del beach rugby quando andremo un po' a scoprire meglio l'evoluzione del beach rugby italiano, coinvolgendo non solo te, ma anche tanti altri rappresentanti che hanno lavorato nella costruzione di quello che è adesso uno dei movimenti di beach rugby più strutturati che ci sono in Europa. Giancarlo, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima volta, sempre qui sui canali dell'Ebra European Beach Rugby Association. Grazie, alla prossima volta e un saluto a tutti. In Italia di fare sempre, di estenderlo sempre di più, quello è ovvio, anche perché è una propaganda per il rugby italiano durante l'estate. L'idea che sta partendo qua da Lignano è quella di poter riuscire a contattare tutti gli organizzatori in Europa per poter già dal prossimo anno costituire una Lega Europea e un campionato europeo itinerante per tutta l'Europa.